le dicono o tu o tuo figlio, e lei dice: io ho deciso, voglio questo bambino, insomma. E allora abbiamo voluto dedicare a lei questo gesto eroico di questo bambino, forte, bello, proprio umano, cristiano. Un centro di accoglienza per ospitare le donne incinte abbandonate e le ragazze madri in difficoltà e senza un posto dove vivere. È la casa di Tonia, dedicata all'esempio di una madre che per amore scelse la vita della figlia al posto della sua. Le mamme accolte qui provengono, oltre che dall'Italia, anche da molte altre parti del mondo, dalla Nigeria al Brasile, dall'Europa dell'Est all'Estremo Oriente, con storie difficili alle spalle, creando il presupposto per il confronto, l'accettazione e la convivenza fra diverse culture e tradizioni attraverso lo scambio di conoscenze. Lunedì incontro il Papa per consegnargli il presepe napoletano che sarà messo lì in piazza San Pietro, e poi gli rinnoverò l'invito a venire a Napoli. Veramente già 10 volte ce l'ha già detto. Lui mi ha detto: non so quando, ma prima o dopo verrò, anche perché, dice, Napoli è come Buenos Aires, no? Sono quelle città simbolo di quella realtà esistenziale che ha bisogno di essere. Allora prenderebbe Napoli un po' come simbolo della sua Buenos Aires. La struttura, che stamattina è stata visitata insieme dal sindaco di Napoli e dal cardinale, è nata anche grazie alla generosa partecipazione dei napoletani in un palazzo donato in comodato d'uso dal Pio Monte della Misericordia, gestito dalle associazioni, nel quale ora sono impegnate equip di educatori professionali, volontari e medici e professionisti del settore sociosanitario, che forniscono gratuitamente la loro opera anche in favore di altri soggetti svantaggiati ed in condizioni di disagio economico, oltre che per la causa principale per la quale è sorto il centro, quello di dare una nuova opportunità alle mamme e soprattutto ai bambini. Innanzitutto è molto bello che questo messaggio in questo luogo sia fatto insieme dal sindaco e dal cardinale, perché anche insieme lavoriamo in questo luogo dove il comune è impegnato, quindi un messaggio di solidarietà in una città dove le forze si devono unire, non si devono dividere. Questo è un bel messaggio. In questo Natale io avverto questa grande volontà di unire, di eliminare le inutili contrapposizioni e far valere le ragioni della forza dell'amore per la nostra città e per i nostri concittadini. Anche il messaggio di questa visita che abbiamo voluto fare insieme al cardinale.